thank you Cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto, ben ritrovati. Naturalmente spero sempre di trovarvi in buona salute. Vedete oggi che vi accolgo in una splendida giornata di sole, vedete che sono obbligato addirittura a strizzare gli occhi. Mi scuso, ma il sole è veramente notevole oggi. Fra l'altro sono in un posto incantevole, vedete dietro di me delle bellissime montagne, dei bei boschi. Sì, sono in un luogo mesto, a dire la verità, perché mi trovo nel cimitero di Calvola sopra Canale di Tenno. E perché mi trovo in questo cimitero di Calvola? Ma intanto lo sapete che continuiamo a parlare di Floriani, quindi parlando del cimitero di Montagna non possiamo non parlare del cimitero di Calvola. Ma sono venuto qui al cimitero di Calvola ad incontrare un personaggio che mi preme appunto farvi conoscere, personaggio che appunto spesso è qui al cimitero di Calvola dove cerca appunto di tenere in ordine, vedete questo bel po' di fiori, questa magnifica agave. Eccoci qua, è Fiorella Marocchi. Ciao Fiorella. Ciao Sandro, stai bene? Sì, abbastanza, dai, vedo che sei in forma, vedo che... Sei bisogna. Sempre bisogna, bisogna, bisogna. Eh, sì, io ci tengo a tenere pulito il cimitero, anche perché fa parte della mia frazione, io abito qui sopra e tutti gli anni metto i fiori freschi. e... Tanti anni fa anche sono andata a Limone a passeggio con mio marito. Nel ritorno ho trovato una piccola agave, forse di 3 cm, 4. L'ho messa in borsetta e l'ho portata a casa. Qui l'ho messa in un vaso, ma siccome è cresciuta molto, allora poi andando avanti con gli anni l'ho messa qui sul cipo, dove il cipo ricorda tutti i nostri morti del cimitero. Sì, so Fiorella che sei una grande appassionata di dialetto, scrivi sì. poesie in dialetto. Sei una cultrice di Giacomo Floriani che hai avuto la fortuna di conoscere. Sì, l'ho proprio conosciuto di persona tanti anni fa e noi, i miei familiari, avevano una malgheta, una, una casotta di montagna che diceva in San Pietro e portavano su le, le bestie l'estate a pascolare. E allora lì ho conosciuto il, il, il Floriani che passeggiava molto volentieri, andava sempre per funghi. Eh, e mai contà una roba curiosa, che ve la notte di fiaba sul terrazzo della baita? Infatti lui mi aveva invitata con la mia mamma e i miei fratelli a vedere la notte di fiaba. Per noi era uno spettacolo immaginabile, perché si vedeva solo le vacche, i prai e i boschi. E allora la notte siamo saliti sulla sua baita, sulla terrazza e sta una meraviglia. Per noi ragazzini è stato uno spettacolo e lui ci spiegava che se i, i fuochi erano a forma di garofano, di daglie, di fiori per sé. Ah, quindi Galea già una bella molto... capacità di osservazione sì. no, del Giacomo, appunto. Ecco. Però, essendo qua il cimitero De Calvola, non podemos, Fiorella non ricorda la bellissima poesia, appunto, che Floriani le ha dedicato a questo Cimiteri e in Cimiteri de montagna». Quindi, adesso, per me, ma principalmente per i nostri amici di Telegarda, appassionati di Let, tenelesi, la poesia in cimiteri de montagna. Va bene, di fatti lui passava tante volte qui a fianco, dove era il muretto mal formato che sbandava, che sbandava, perché il passeva a piedi per salire a San Pietro. Ecco, ma la poesia ne in dopo. Adesso te me la lesi. Va bene. In cimiteri de montagna. Mi piaceria pulsare in santa pace in desto cimiteri de montagna, con dentro poche croce e tanti nevi con dentro pochi luci e tanti fiori. in questi cimitero l'arna spanda, sempre a ver per i morti e per i vivi, con dei mure che ogni tanto sbanda e sorvegliata in gruppetti di pini. Dentro che polsa da pariziani, gel barba lunga, cassador i fiocchi, e arente il brigan, cercador dei funghi, che bravo come lui ne era pochi. Così, nelle notti lunghe senza luna, noi altri senza tanti complimenti, alla buona sotto un groppetto di pini, se poteria contarsela contenti. Parlar de gai sedroni, de camosci, de rampe gai in scengie mal sicure, de e di volpe stanai dalle sotane, de funghi, de becasse e de pasture. E dopo mi piaceria... A quella popa che quando comparir le prime stelle, la ciama e la ricama la sua mamma, regalarga in de genzianelle. E fora per l'istà e la primavera, guardar le vacche nara le somalghe, le cavre capitar de gran carriera, e sui dosi le pegore che magna. Ah sì, mi piacerebbe pulsare in pace in questi cimiteri de montagna. Ecco, avete sentito la poesia e naturalmente, prima di tu, vi faccio notare che delle mie spalle si vede la cima tofino e mi raccomando, questa montagna qua del circondario della Busa, avenza di prima, no? Co, sto cimitero col Mur che sbanda, che adesso però il muro la sta sistemando parlava del dei pini che Gruppe dei Pini non che può, Fiorella. Eh, questo le sta un po' tagliato per il fatto che a, erano diventati alti e davano fastidio al tetto, il tetto se i canali con la pioggia si eh, busseva, di sembra. se, ah, se busceva, <ride> esatto. E allora bisognava pulirli, chi li puliva di volontariato non è che ne è molto, e insomma, allora, gli ha, gli ha, gli ha, ha deciso di tagliarli. Si, eh, si era nota più... che il cimitero è chi fra la, cesa sì, fra la chiesa e, la e casa. una casa ecco, ecco, di, la di cesa, abitazione. E' qualcosa della chiesa? La chiesa è una chiesa stile gotico del, del 300, dedicata a, dedicata a San Giovanni Battista. E nel 1500 eh, sta eh, crea la peste, cioè chi nel borgo morti, che è anche il monumento della vicinia, che è rimasto solo pochi eh, cognomi, perché appunto moriva nuclei dei familiari interi, che eh, i, i vicini si aiutavano, questo è per quel che la chiama vicina, il vicino le aiutava sempre il vicino però ne è morna fila e sta chiesa qua la è stata addirittura eh, eh, smaltata per disinfettarla, hanno spostato l'altare che dentro non è più a, 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 a ovest e a nord per questo fatto, l'altare penso che era del 300 e questo qui fuori appoggiato al muro. E quindi usando e, la calce, praticamente, per smaltare, ha sì, disinfettato disinfetta i muri. ha disinfettato i muri ecco. e dopo l'è stata un po', ri, come si dice, un po' ristrutturata. Quindi Fiorella, ecco. sentì che la Fiorella è anche non solo cultrice dialettale, ma anche della storia locale, no? La va a contare alcuni aspetti importanti della cesa. La fa parte del comitato organizzatore del rustico medioevo, Fiorella? Sì, questo sono più di vent'anni che faccio parte di questo comitato e faccio volontariato. Eh, quindi allora... Ecco, eh, volontariato lo faccio anche per il cimitero da quando... Ho avuto l'incarico mio fratello, il Sega, <ride> perché io faccio i fiori. Ecco. Ho oh, capito. Quindi, che il Sega ora è il no, come ne... <ride> il giardiniere. Ecco, fai ecco, un fiori po' di tutto da tenere il nome. Fai un po' per i nostri morti, perché insomma, i miei nonni, per esempio, erano qui. Okay. Staci sepolti qui. Ecco. Sì, 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 Ecco, disente qualcosa del cimiterio, allora, chi è il cimiterio l'ha ancora consacrato, no? Sì, io non ho mai saputo che, non, non ho mai sentito dire che sia stato sconsacrato, anche mm. perché è stato un periodo che delle persone le voleva fare mm, parco giochi sì, ma sì, il parco giochi non sì. aveva e quindi che è ancora delle sepolture sì, anche se adesso se Umelmore va nelle zoaville del monte va a Sant'Antonio no? perché ormai il cimitero hanno ampliato quello lì mm -hmm. e tutti li portano lì però e... qui si vede alcuni segni insomma di, di sepolture qualche lapide qualche foto eh, de... dei cippi delle croci una bella croce anche grande di legno quindi. sì quella è stata fatta in onore a tutti i sepolti mm -hmm. con il cipo sì, per altro... ricordare proprio e anche con il libro di rame che è stato messo dalla comunità praticamente e si ricordano tutti i nostri ben morti ben ecco. quindi complimenti e grazie alla Fiorella Marocchi e Fiorella una roba e te sai che Floriani che sarebbe a Piazeste ecco eh, ecco ecco noi cerchiamo come associazione Floriana insieme alla Riccardo Pinter De, 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 Riva. de Riva, se riusciamo sarà difficile però se non si riesce a mettere in cippo qualcosa che ricorda appunto questa aspirazione, questo desiderio del Giacomo di de venire chi, no? Ti si, che ne dici? Ma mi se le spoglie le ha ancora nell'urna direi proprio che è una cosa da fare, per rispetto a lui, non neanche alle persone, a tutte le cose che le persone le ha sempre da dire, da fare da criticare. Era un desiderio che lui aveva, però alla fine della fiera se vive quattro dì non si potrebbe volersi bene, ma dopo a un certo momento se se pelirsi, va ben così, se lui aveva questo desiderio io cercheria di farlo. Anche con le amministrazioni perché alla fine de, della fiera dopo siamo tutti, tutti figli di Dio, anche chi non Forse. crede, Beh, certo. deve lasciare questo mondo. Allora È Con l'auspicio del del <ride> della fiorella passiamo ad un'altra roba. Ho di prima che ti piace scrivere in dialetto. Sì. Allora adesso, per me, ma principalmente per i nostri amici telegrafi appassionati di LED, te me lesi una tua bella poesia che mi parte la te la voleste dedicare proprio Lo voleste dedicare a Giacomo, Giacomo Floriani. Floriani. Quindi sì. resta nella lesi. Va bene. A Giacomo Floriani. Vorrei dedicare una poesia a Giacomo Floriani, che è morto ormai da 50 anni. Al gran poeta della, del nostro dialetto, adesso provo a scriverlo in versetto. Mi da putela de persona lo conosciu. I miei in calin el il Maigheti che va su. Fuori per l'istanza, però, le bestie porteven e espese il Giacomo incontrivano. Quando il neve su un Kalim, si fermeva a pulsare sotto un pim. Il che aveva un prosciutto più grande di lui e sempre sulla testa il suo cappello. Nel prosciutto era ogni evenienza per empienir della baita la credenza dal suo bastone mai si se separeva, ma con passi curi il cammineva. Pien Piende brise da me casa il passeva, a far dociacere il se fermeva, dai mei latte formai il comprava, e noi più telotti una storia il ne conteva. E vedevo con indossi i calzettoni e nei pei i so suoi bei scarponi, il gaveva le braghe de veludo che a elle ghe feva da scudo che piaceva tan girare per sentieri e stradelle passeggiare, sentir della rosa buon odore e i prai coi fiori che riempiva il cor. Dalla baita la buja domineva e l'addegarda la mirava. El teniva sottoccio tutta la val del Magnon, la val di tem e gioiò fino al bastion. in occasione della notte fiaba, alla sua baita al manvidada. Dalla terrazza i foghi sull'asse vedeva e tutta riva dei riflessi la luceva. Da quella volta è passato più di 50 anni. Quanti ricordi ormai lontani. Ma adesso i miei versi va concludendo. E a te, Giacomo, questa poesia o maso terreno. Ecco, avete sentito questa bella poesia della Fiorella, dedicata a Giacomo Floriani? Una poesia dove la Fiorella la riesce un po' a presentarne il Giacomo Floriani, prima di tutto, come l'era, come si vestiva, dopo la sua passione per la natura, per l'ambiente, le sue camminate in mezzo ai boschi. Sì, Mi mm? piaceva tanto passeggiare e anche a camminare al Floriani. Tutti i giorni il feva la sua passeggiata, tutti i giorni. E dopo il feva anche la bella camminata da riva a San Pero, che, che è un'ora e mezza da riva a Calvola di camminare. A San Pero forse era anche a due o due quarto, non lo so giusto, perché questa non l'ho mai fatta da riva fino a Fimeni San Pero. E quando ne va in giro attualmente tolleva su funghi, sì, sì, tolleva su lumassi gesto, la pipa, e, e qualche su. frutto del bosco o de montagna. monte. piaceva i mirtilli. Che piaceva i Granzoni. I, granzoni, I, bravo. Bravo. I mirtilli <ride> sarei <seria> i Granzoni. <ride> mentre le ampomole sarebbe i Lamponi. I Lamponi, sì, di quelli Però che ne era poco in San Pero, era, che era dei più granzoni. granzoni e fragole, fragoline de Bosco, le ma le era molto dolci e buone. Bene. Allora, direi che a questo punto siamo proprio arrivati alla fine della nostra puntata. Una puntata fuori all'aperto, una bellissima giornata, veramente in un ambiente. Adesso penso il nostro Fabio Galla a cercare di inquadrare le montagne. Ecco, dimmi qualcosa su queste montagne. Allora eh, le montagne le, le, le nostro spettacolo. A sì, alla la, sinistra mi che, è, la alla cima sinistra oro, che no? è Cima Oro, dopo il Dos della, Porta, della Torta, Cima Parì che è il Toffino con le sostelle alpine. E Zonfon, se <ride> vede anche, anche Nardisi, il che è il Cogurna, sì, Vespiavé sopra, va lì, non rimane esatto, da quelle esatto. parti lì. E naturalmente dopo si vede tutte queste belle case rustiche sistemate eh. di Calvola. Sì, chi si siamo vede... ancora nel, nel, in un regno di Calvola come lo chiamava il Giacomo Vitone perché non gli ha lasciato fare le case colorate o moderne, con, come volta, lasciate come. come una volta. Con la malta sì, di sì. una volta che dai in i sassi da vedere la malta sassi intorno, sì. Naturalmente se vede pranzo, sti bei boschi... Okay. De, de, de. In basso dei bosco c'è. Se fuori dal mondo un po', ma se manca un paradiso. Ecco, fuori dal mondo, sì, però <ride> è questione di eseminuti. Sì, arriva Arriva zona. in quattro ore a settembre. Sì. Quindi fuori dal mondo, non ma se manca problemi. Paradis. Nel regno di Calvola. Calvola. come diceva però, non Giacomo Floriani, ma il il Giacomo, Giacomo Vitone. Mi ricordo manca il Giacomo che Vitone. E Giacomo Vitone voleva anche essere seppellito in un cimitero. Al, alla Calvola. Ma lui era un pittore che partiva da Riva tutte le domeniche, il veniva a piedi, veniva a Calvola a dipingere le case, a dipingere il borgo, l'Adde tem, mm. eh, le case che scorci, porte, chi, un po', che le piaceva la natura così come l'era fatta, che poi alla fine è stata dedicata alla casa degli artisti. A Giacomo Vittorio. Eh, ecco. E alla fine mi ricordo che ero nata a Roma con mio marito, lei è morta a 92 anni. E però la figlia Svetlana non la si è con la spesa di portarlo fino alle ville. Okay. Okay. Che aveva problemi e forse è sta giusto così. Quindi, senz'altro, dal mondo, però, pensare delle robe belle e che la Fiorella ancora la ricorda. Quindi, Fiorella, grazie Prego. della tua ospitalità e sempre avanti così, sempre avanti con Giacomo Floriani e con l'Associazione e con come Medioevo, anzi in bocca al lupo perché fra pochi l'esattente è come Medioevo quelli. quindi buon lavoro <ride> grazie grazie agli amici telespettatori, agli amici del dialetto un caro saluto e Fiorella ciao grazie e ciao mille grazie a voi va bene